volevo dirvi che vi voglio bene, che sono intrappolata in questo grattacielo di New York. Qui è pieno di fumo e poi vi amo sempre. Sono stato l'ultima persona del mondo esterno con la quale abbia parlato. Lo ricorderò sempre. A volte la sera, quando sto per addormentarmi, vedo il suo volto e sento che mi dice: «Ti voglio bene, papà». Quella dell'11 settembre era cominciata come una mattina qualsiasi. Mi ero alzato, avevo messo a fare il caffè e stavo rifacendo il letto quando il telefono ha squillato. Era mia figlia Melissa. Sapevo che era a New York ed ero completamente all'oscuro di quello che era successo. Melissa era molto agitata, quasi isterica. Le dissi: «Prova a calmarti, piccola, così anche papà capisce qual è il problema». Lei si calmò e mi disse: «Papà, sono al 101° piano del World Trade Center ed è appena scoppiata una bomba». In camera da letto c'era un televisore, lo accesi, era sintonizzato sulla CNN. Vidi il fuoco, vidi il fumo, sentii un tonfo al cuore. Melissa mi diceva che a preoccuparla di più non era tanto il fuoco quanto il fumo. «Tesoro», le dissi, «riesci a vedere un cartello che indica l'uscita?» E lei: «Sì, papà». «Bene, senti, in corrispondenza dei cartelli d'uscita c'è sempre la tromba delle scale. Corri più in fretta che puoi verso le scale ed esci prima che puoi da quel grattacielo». Né Melissa né il padre, però, sanno che tutte e tre le scale di emergenza sono andate distrutte. Intrappolata solo tre piani sopra la zona d'impatto, Melissa non ha vie d'uscita. Dopo aver parlato con suo padre, Melissa chiama il marito Sean a San Francisco. Sono sposati appena da un anno. Quando il telefono squilla, Sean dorme. Sean, it's me. I just want to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. There's lots of smoke and I just wanted you to know that I love you always. Melissa aveva conosciuto Sean a un ballo universitario. La loro storia è cominciata lì. Sean era un ragazzo molto attraente e insieme formavano una coppia molto bella. May I present you for the first time Mr. and Mrs. Sean Hughes. Quando ho sentito il messaggio che ha lasciato a Sean, nella sua voce c'era la disperazione. In pratica Melissa diceva a Sean che era arrivata la sua ora, ma che lo avrebbe amato per sempre. Quando venne giù la prima torre, speravo che Melissa fosse uscita dall'edificio. La zona sud del ponte di Brooklyn è avvolta da una nube di polvere. Sapevo che Melissa non era in quella torre. Quasi impossibile muoversi! È urgente! È urgente! Un genitore vuole sempre avere una speranza. Alle 10:28, 102 minuti dopo essere stata colpita, cade anche la Torre Nord. Mia moglie Beverly era al lavoro, insegnava a Chickerby. Presi la macchina e andai fino a Chickerby per informarla che Melissa si trovava nella Torre Nord. Durante il ritorno seguimmo gli eventi alla radio. E fu allora che la Torre Nord crollò. Mia moglie mi disse di spegnere la radio. Io spensi la radio, rientrammo a casa e cominciammo a piangere. Sono stato l'ultima persona del mondo esterno a parlare con Melissa. Abbiamo avuto modo di dirci quanto ci volessimo bene. E a questa cosa ci penso di continuo. Quando ce ne andiamo da questo mondo, l'unica cosa che lasciamo sono i figli. Melissa ci ha dato tanta gioia. La pace interiore che ho trovato dopo la sua morte può essere dovuta al fatto di aver parlato con lei. Ed è un grande piacere sapere che Melissa mi abbia chiamato, che
che siamo riusciti a dirci addio. Io sono riuscito a parlare personalmente con Melissa. E questa è una cosa che mi porterò fin dentro la tomba.